I punti salienti della commedia antica ci sono tutti, a cominciare dalla figura del servo, un personaggio quasi sempre centrale nelle opere di Plauto per le funzioni che assume all'interno della rappresentazione. Ordendo la beffa, egli crea infatti una sorta di commedia nella commedia e ne governa spesso anche la dinamica. Nell'Anfitrione i servi si sdoppiano in quella che è una delle commedie dei doppi. Sosia, il vero schiavo del generale, e Mercurio, che prende le sue sembianze quando suo padre Giove approfitta dell'assenza di Anfitrione impegnato in guerra per sostituirlo con le sue sembianze nel letto della moglie Alcmena. E Franco Pini, cabarettista e attore di lungo corso, il protagonista maschile della commedia andata in scena ieri sera alle Dionisiache al Teatro Antico di Segesta e in replica stasera e domani. L'artista, mentre la trama si avviluppa attorno ad esilaranti intrecci e sostituzioni di persona, va via via assumendo quella sua storica comicità che riporta anche indietro nel tempo, quando fu protagonista dei Gatti di Vicolo Miracoli. La moglie, che non sa di adagiarsi ogni tanto con Giove, il capo degli dèi, è interpretata dalla romagnola Barbara Bovoli, mentre a vestire i panni di Bromia la sua serva è la sempre avvenente Deborah Caproio, attrice eclettica capace anche di recitare e interpretare in latino. Il finale dell'Anfitrione emette un verdetto sempre attuale e molto amaro, soprattutto per i mariti: mater semper certa est, pater nunquam. I classici ho avuto già modo di interpretare e di frequentarli. Plauto l'avevo già fatto, Anfitrione, questa è la seconda volta che porto in scena Anfitrione. E solamente che in questa edizione invece fare il ruolo di Alcmena, farò il ruolo di Bromia, che è la fedele governante di Alcmena, ed è un ruolo che mi piace tantissimo perché rispetto all'altro si può caratterizzare un po' di più, e secondo me anche molto divertente, molto comico, per cui insomma noi regaliamo un'ora e mezza di divertimento al pubblico raccontando quello che Plauto scriveva, che prendeva un po' in giro l'essere umano con le sue debolezze, con le sue fragilità, e quindi per questo scendono gli dèi appositamente per regolare un pochino questi uomini che sono, diciamo, pieni di difetti ma anche di pregi. Chiaramente chi recita deve sapere interpretare tanti ruoli, e tu farai anche un'altra cosa particolare qui a Segesta, l'Albata, con il piacere di D'Annunzio. Sì, faremo questa lettura, questa mise en espace, lettura con appunto questo testo, Il Piacere, che è un testo evocativo molto bello e parla di una storia d'amore che è stata vissuta con grande passione, e queste due persone si ritrovano dopo 2 anni. Che cosa succederà non si sa, se questo amore è ancora vivo oppure si è destinato a rimanere solo una bella amicizia. Questo teatro è un luogo magico. Bellissimo, io ho avuto già la fortuna di recitarci qualche anno fa, e quindi insomma lo ritrovo sempre in splendida forma.